Come ti chiami? Mi chiamo Alessio e sono uno studente. Cos'è questo? Allora, questo è un robottino. Consente di effettuare misurazioni, si può spostare, serve per esplorare l'ambiente. Perché l'hai costruito? Ho costruito perché fin da piccolo avevo la passione per la robotica. Quindi mi piace costruire i robot perché è una passione. Io sono la maestra Paola e insegno nella classe 4M. Oggi è un giorno speciale, perché? Oggi è un giorno speciale perché è una di quelle giornate della settimana europea della robotica. E quindi grande importanza a questo momento che avvicina gli alunni alla robotica, a questa nuova scienza. È utile a scuola fare queste cose? Credo proprio di sì, perché ho visto che avvicina molto giocando gli alunni a quello che è il ragionamento, a quello che è il gioco di squadra, a quello che è anche l'incrementare conoscenze che già hanno di matematica, di geometria, ho visto anche. Grazie. Prego. Come vi chiamate? Io mi chiamo Giovanni Reggio. Io Nicos. Cosa fate qua? Oggi siamo venuti in questa scuola elementare per presentare ai ragazzi un gioco nuovo. Si chiama Cody e Robin. È unito in concomitanza alla settimana della robotica. La settimana della robotica è una settimana importante perché diciamo il nostro obiettivo è quello di trasmettere ai ragazzi e poi anche non solo ai bambini ma anche ai ragazzi più grandi o poi delle scuole superiori l'importanza della robotica. Uno dei modi in cui la presentiamo è proprio questo, i semplici movimenti, i basilari movimenti di un robot. Cioè i principali movimenti che si insegnano a un robot sono andare avanti, andare a sinistra e andare a destra. Tramite questo gioco di memoria abbiamo fatto vedere un pochettino ai ragazzi come effettivamente si potesse giocare. Quindi quanto è importante il mondo della robotica e quanto ci può venire in aiuto poi non solo con i basilari movimenti, ma anche per ciò che puoi realmente fare con un robot. Puoi fare tantissime cose. Cos'è l'ADI? L'ADI è un valore di è l'acronimo è Low Age Innovation. E, appunto noi ci stiamo occupando di creare una startup e imprese innovative e siamo tutti ex compagni di classe, ovvero Giovanni è un compagno di classe e gli altri nostri amici che lavorano con noi sono pure i nostri ex compagni di classe e abbiamo pure gente nuova che ci sta aiutando. E ora è il professore Fici che ci aiuta in questo percorso che è molto difficile. Ora siamo qui per presentare ai ragazzi idee innovative della robotica e le strade che può aprire. Grazie. Come ti senti ad essere il robot della classe? Mi sento un eroe. Perché? Perché ho vinto con i miei compagni. Chi sono? Silvia Manco, Alberto e Alessandro, Kevin e Massimo. Grazie.